Lampedusa ha dato in questi giorni grande prova della sua umanità e anzi le file che vediamo davanti alla parrocchia, il fatto che le persone vengano sfamate perché nessuno ha organizzato la distribuzione razionale, dimostra proprio questo, quanto i lampedusani siano accoglienti. Quello che però è assurdo è far arrivare e concentrare a Lampedusa più di 11.000 persone in 4 giorni, perché è ovvio che questo trasforma l'isola in un carcere a cielo aperto. Tende non passeranno, se è il caso ce ne andiamo pure a Ponente, siamo disposti a tutto, in pace. Questa è un'isola di confine e come tale, come tutti gli altri luoghi di confine, deve ancora riscattare questo che sembra un destino. Ma proprio questo non giustifica l'assenza del governo in questo momento e il fatto che il governo non abbia previsto che gli sbarchi sarebbero cresciuti in maniera esponenziale, perché la situazione di destabilizzazione del Nord Africa è a tutti evidente. Qui sappiamo che l'unico modo per bypassare Lampedusa è andare innanzitutto a soccorrerli più a sud dell'isola con grandi navi della Marina Militare, replicando l'azione, il programma di Mare Nostrum che fu lanciato dopo il naufragio del 3 ottobre, proprio per riconoscere che c'era un'emergenza, una grande emergenza umanitaria. Il governo Meloni in questo momento è in fortissimo imbarazzo, perché prima cosa avrebbe dovuto chiedere già scusa. Ma da un po' avrebbe dovuto chiedere scusa per non aver potuto realizzare il blocco navale, poverina, che invece si doveva realizzare, e per non aver fermato gli sbarchi, per aver riconosciuto ora, troppo tardi, che la situazione è complessa nel Mediterraneo, e dovrebbe chiedere scusa a quest'isola, perché appunto lei e il ministro Piantedosi, non solo per quello che sta succedendo ora, ma per quello che le destre hanno sempre perpetrato nei confronti di queste isole. Tende non passeranno, se è il caso ce ne andiamo pure a Ponente, siamo disposti a tutto, in pace. Lampedusa ha dato in questi giorni grande prova della sua umanità e anzi le file che vediamo davanti alla parrocchia, il fatto che le persone vengano sfamate perché nessuno ha organizzato la distribuzione razionale in sicurezza di pasti, acqua eccetera, dimostra proprio questo, quanto i lampedusani siano accoglienti. Quello che però è assurdo è far arrivare e concentrare a Lampedusa più di 11.000 persone in 4 giorni, perché è ovvio che questo trasforma l'isola in un carcere a cielo aperto, così come è avvenuto nel passato, nel 2011, con i tunisini trattenuti qui per mesi dal ministro leghista Maroni, che si mise in testa che doveva rimpatriarli tutti da qui. Non sono numeri emergenziali, 11.000 persone sbarcate a Lampedusa in 4 giorni rappresentano l'icona dell'invasione. 11.000 persone da distribuire in Italia sono una sciocchezza, e il fatto che per 11.000 persone si invochi l'Europa e si continui a usare questa retorica della mancanza della solidarietà europea è una vergogna. Dov'è l'Italia? A Lampedusa io mi chiedo dov'è l'Italia. Non si mettano in testa di usare Lampedusa come è stata usata la 18 a mare, a tenere prigioniere le persone come arma di ricatto verso l'Europa. Lampedusa non può essere arma di ricatto verso l'Europa.